Vuoi vincere una skin o dei V-Bucks gratis su Fortnite? Basterà iscriverti attivando la campanella, lasciare like e condividere il video. Più amici farai iscrivere, più possibilità di vincita avrai. Non mancherai nelle mie live su YouTube se vuoi vincere skin, pass battaglia o V-Bucks. Benvenuti a tutti in questo nuovo video. In questo nuovo video abbiamo avuto già il titolo. Andremo appunto a vedere come completare tutte le 55 schede punti di questa stagione 4. Prima di incominciare vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi a questo canale attivando la campanella delle notifiche. Così siete sempre aggiornati su questi video e la vero skin per sbattaglia. Infine condividi questo video e tutti i tuoi amici, abbiamo vedere anche loro come sbloccare tutte queste schede punti e completarle. Partiamo subito, richiamoci all'azione pass battaglia e clicchiamo su schede punti. Infatti in questa stagione abbiamo ben 55 schede punti. Ogni scheda si divide in diverse caselle. Infatti completando ogni casella potremmo guadagnare 14.000 punti esperienza. Quindi fatevi il calcolo: 14.000 punti esperienza per tutte le caselle, per tutte le schede punti, in totale dovremmo ottenere quasi 2 milioni di punti esperienza, ci faranno aumentare tantissimo il nostro livello stagionale. Partiamo subito dalla prima casella, dalla prima scheda punti che io ancora non ho sbloccato. Si chiederà proprio di subire danno tramite lo scudo di rovi di Groot. Lo scudo di rovi di Groot è un'arma mitica e si può trovare distruggendo i robottini nelle zone dei Queen Jet. La seconda scheda punti si trova esattamente sotto la prima, ci dirà di infliggere danni tramite i superpoteri di Dr. Doom. Quindi dovremo atterrare all'ex parco pacifico, uccidere il boss Dr. Doom e infliggere danni con le sue due armi mitiche. La terza scheda punti è proprio questa e ci dirà metri percorsi sulla tavola di Silver Surfer. Praticamente dovremmo sempre andare nelle zone dei Queen Jet sparse per la mappa e dovremmo distruggere i robottini che ci faranno spawnare l'arma mitica, e dovremmo appunto prendere questa e dovremmo usarla. Quindi dovremmo percorrere metri, è una sorta di jump diciamo. Poi tutta la grande dovremmo posizionarci nella top 10. Campioni invece dovremmo vincere partite in modalità diverse: in singolo, duo, squad, rissa squadre e modalità tempo limitato. Questa sotto invece, che ancora non ho sbloccato, dovremmo vincere una partita con il nostro amico, quindi in coppia in squad. Questa qui taglia tronca trancia, dovremmo distruggere alberi. Poi abbiamo qui raccoglitore, dovremmo raccogliere appunto materiali. Poi invece questa qui, che ancora non ho sbloccato, dovremmo consumare oggetti da raccogliere, quindi mele, funghetti e tutti gli oggetti da raccogliere. Questa qui sotto invece dovremmo ottenere 999 di tutti e tre i materiali nella stessa partita. Poi abbiamo acchiappadrone, dovremmo appunto andare nelle zone dei Queen Jet e distruggere i droni che vi dicevo prima, che ci danno anche le armi mitiche. Quest'altra scheda punti sotto, che ancora non ho sbloccato, ci chiede proprio di aprire lama, quindi dovremmo cercare lama. Questa qui, rifornimento dell'armeria, dovremmo aprire scatole di munizioni. Poi consegna gratuita, dovremmo appunto aprire i airdrop, quindi molto semplice. Poi guarda cosa ho trovato, dovremmo cercare i forzieri, anche questo è molto semplice. Questa qui sotto, che ancora non ho sbloccato, ci chiederà appunto di aprire i forzieri rari, quei tipi di forzieri che ci danno solamente armi epiche oppure leggendarie. Passiamo alla prossima scheda punti, che è esattamente questa che ancora non ho sbloccato, e ci chiederà proprio di abbattere le consegne di rifornimento. Quindi dovremmo, prima che cade un airdrop, dovremmo spaccare il palloncino e farlo cadere. Poi abbiamo questa qui, puff, dovremmo appunto infliggere danni agli avversari. Poi abbiamo sciocchi insolenti, dovremmo appunto eliminare gli scagnocci di Dr. Doom, si trovano nell'ex parco pacifico. Poi niente scampo, dovremmo eliminare i giocatori. Poi abbiamo armata robot, dovremmo eliminare i robot di Stark, qui là si trovano dove sono i Queen Jet, quindi sono molto semplici. Poi passiamo avanti, abbiamo quest'altra scheda punti che ancora non ho sbloccato e ci chiederà proprio di fare le kill tramite il cecchino. Poi abbiamo questa qui, eliminazioni con pistole, dovremmo appunto fare l'eliminazione con le pistole. Poi passando a questa qui, che ancora non ho sbloccato, ci chiederà proprio di fare delle eliminazioni tramite i lanciarazzi, quindi le armi esplosive. Poi passiamo a questa qui, E04, ci chiederà proprio di eliminare avversari da 150 metri, quindi dovete fare delle kill da 150 metri, quindi vi consiglio di andare lì sta squadre. Poi abbiamo attrezzi del mestiere, dovremmo fare eliminazioni con tipi diversi di armi, quindi pistola, AR, mitraglietta, pompa, lanciarazzi e poi un'altra. Poi questa qui dovremmo fare eliminazioni con fucili d'assalto, poi dovremmo fare questa qui invece eliminazioni con mitragliette, qui dovremmo fare eliminazioni con fucili pesanti. Questa qui F01 dovremmo invece rianimare i nostri compagni. Questa qui di noi in piedi dovremmo invece riavviare i compagni, quindi tramite il camioncino. Poi c'è questa qui, gioco di lenza, dovremmo appunto pescare dei pesci nei punti di pesca. Poi qui dovremmo invece pescare i pesci normalmente.
Questa qui H01 che ancora non sbloccata, invece dovremo potenziare armi di diversa rarità. Poi abbiamo questa qui H02 che ancora non ho sbloccato, ci chiederà di alterare un'arma, quindi davvero molto molto semplice. Passiamo alla prossima, questa qui H03 invece rispetto a quella che abbiamo visto prima e che ci chiede sempre di cambiare rarità alle armi, invece questa qui dovremmo potenziarle. Poi questa qui versate dove dovremo appunto fare dei danni con diverse armi in una singola partita. Poi appunto abbiamo questa qui in fiamme, eccomi, serie di eliminazioni, quindi dovremmo fare ad esempio due eliminazioni di fila, poi tre eliminazioni in poco tempo, eccetera. Quindi dovete fare eliminazioni in breve tempo. Poi questa qui è efficiente, dovremmo completare le sfide rapide. Sfide rapide sono quelle lì, sono le ex sfide giornaliere. Questa qui J02 invece ci chiederà di completare 5 schede punti. Poi c'è questa qui vigoroso dove appunto ci chiede punti scheda punti, praticamente dobbiamo completare tutti questi bollini, tutti i tasselli delle schede punti per andare avanti. Poi abbiamo appunto questa qui J04 dove dobbiamo, per sbloccarla e completarla, dovremo raggiungere il livello 100 del pass battaglia. Poi abbiamo una legacy da non dimenticare, dovremmo guadagnare le legacy durante la stagione 4, sono quei piccoli obiettivi. Poi la correnza, prima di tutto dovremmo completare le sfide settimanali, quelle che escono ogni giovedì. Poi abbiamo appunto Deja Blue dove dovremmo raccogliere le monete XP, quindi queste qui blu. Poi abbiamo K01 e sempre monete XP dovremmo prenderne quelle viola. Poi abbiamo appunto questa qui, un sogno tutto verde dove dovremmo raccogliere le monete XP verdi. Poi abbiamo K03 dove dovremmo raccogliere le monete XP oro, che ancora al momento non sono disponibili. Poi abbiamo questa qui L01 ancora non sbloccato e dovremo appunto perquisire i scagnozzi. Poi abbiamo questa qui L02, dovremo appunto fare una kill con la nuovissima trappola lì a fuoco. Poi abbiamo decollo manuale dove dobbiamo recarci nella nuova zona, diciamo, dove c'è Fora Favolosa. E come ben sapete sono tutti quei robot giganti praticamente rotti. Dovremo entrare appunto nella sua mano, dovremo salirci sulla mano e sulla mano avranno un sensore e completeremo la scheda punti. Poi abbiamo precisione di potenza, dovremmo eliminare un giocatore con il fucile a energia Stark, quello lì che troviamo che hanno i robot in giro per la mappa. Poi abbiamo le ultime tre schede punti dove questa qui L05 ancora non sbloccato ci chiederà di ringraziare l'autista dell'autobus. La N01 invece ci chiederà di uccidere, eliminare un nemico che sta all'interno di un veicolo, quindi il nemico sta all'interno del veicolo e voi lo dovete uccidere. E infine N02 dovremo appunto percorrere dei metri con dei passeggeri nell'auto, quindi dovremmo portare tipo un nostro amico nell'auto e dovremmo percorrere dei metri. Quindi queste erano tutte le schede punti di questa stagione 4. Se non avete capito qualcosa, scrivetelo qui sotto nei commenti che cercherò di rispondervi. Spero che questo video sia stato d'aiuto. Se è così, ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi a questo canale attivando la campanella delle notifiche, così siete sempre aggiornati su questi tipi di video e la vi con lo skin a battaglia. Infine, condividi questo video tutti quanti amici, almeno anche loro sanno come completare tutte le schede punti in questa stagione 4. Noi ci vediamo al prossimo video, una prossima live.